Bella a tutti ragazzi e bentornati su Pokémon Glazed, sono sempre io, il vostro da Pokédark 97 e guardate un po' dove ci troviamo. Oh, nel simpaticissimo Geminit Village. Ok, siccome sono stato coglione nella scorsa parte, non sono... Diciamo che non ho visto un'entrata particolare nell'MT Stratus, di conseguenza ci entreremo oggi. Un attimo, attivo il repellente perché se no i Pokémon selvatici mi divorano. Use. Ok, avevamo già sfidato questi allenatori nell'episodio precedente. Per chi non l'ha visto, lo vado a guardare appunto. Ok, guardate un po'. Logicamente a me sembrava che nello scorso episodio dovevo per forza usare Spaccaroccia, cosa che non riesco a trovare assolutamente, però verificherò e vi farò sapere. E non avevo notato questo passaggio. Mannaggia al creatore. Arrivati a questo punto c'è un tizio di nome Foreman che sta per attivare un blocco di TNT. Oddio, farà esplodere Geminit Village. Ok, andiamo un po'. Playground. Allora adesso Sofrocio attiva sta TNT. Fire in a hole. Oh, ok. Guardate un po' adesso. Lui scappa, ma non ho capito a quale scopo. Ah, oddio, che cazzo succede? Oh mio Dio, c'è una scala. Dove siamo? Ma qui è... Potion inside. Che gran genialata, non abbiamo forza. Fuggiamo, fuggiamo! Un terremoto! Dio, Dio, Dio. Esci da questa grotta! Dai! Tutti gli allenatori logicamente sono scappati. Oh, siamo usciti. Ce l'abbiamo fatta. It's a look like the avalanche stopped. Thank goodness it did. Someone... vabbè. Very badly injured. Ma non ho capito perché ha attivato sta TNT maledetta. Comunque, arrivati dentro quella casetta che si trova sempre qui a Geminit Village. I'm sorry about this. I'm reckless and caused everyone to endanger. Oh, otteniamo la MN04? HM, sì. Dovrebbe essere... Aspettate un attimo. Aspettate un attimo, adesso verifichiamo. Comunque, intanto ci ha detto che possiamo andare a battere tranquillamente Flo di Sea Sprite Town. Inoltre, ci ha dato Strength, che non so minimamente che, di che M, cioè che MN sia. Strength, che cazzo può essere? Strength. Mo sono curioso, vado su Google Traduttore e vedo. LOL. No, vabbè. Vabbè, casomai me lo fate sapere giù nei commenti oppure verificherò io più avanti. Va bene, adesso che cazzo succede? Sir, ok. Non si sa il nome di... Ma è Giovanni? Ha lo sprite di Giovanni. Però è Michael, ok. What is it? I'm busy. Manager... Bene, Geminit Village. Con la squadra siamo a posto? Sì, tutto tranquillo. Ok, il nostro obiettivo sarà far evolvere l'Axion proprio oggi. Farmi evolvere. Allora, ritorniamo a Sea Sprite Town. Battiamo Flo. E poi andiamo avanti. No, perché sei andato nell'erba. Electrike. Peccato che non mi servi. Dai. Run. Run, bitch. Run. Ok, arrivati qui. Oddio, aspettate un attimo. Forse dobbiamo andare alla Sea Sprite Dam per avvertire quella cogliona. Io non ne posso più con sta capopalestra. È la più odiosa che ha più introiti di tutti. Non capisco il perché. Comunque. Oh,
Questa qui è la MN06. Dovrebbe essere spaccaroccia questa. Oh, finalmente se n'è andata via. Esatto, Rock Smash. Oh, ce l'abbiamo fatta. Quindi abbiamo pure spaccaroccia. Inoltre anche un'altra MN. Non so quale. Comunque, dai, si ritorna a Sea Sprite Town. Determinati. Determinatissimi. Dobbiamo portarci a casa la terza medaglia. Oh, si inizia così. Hi, remember you? My mom in the gym is the gym leader here, and she asked me to filter out the strong from weak. Weak, sì. Vabbè, lui dovrebbe essere il primo allenatore, cioè è il figlio della capopalestra, insomma. Un Pokémon trainer con un Ondum a livello 28. Si inizia così, eh? Va bene. Thunderbolt. Grande, boato. Wing Attack. Via Ondum. Ondur, scusate. Sostituiamo e mettiamo di nuovo l'Axio. Oh, Croconaw. Scelta adattissima. Thunderbolt. Usiamo Scintilla. Via Croconaw. Livello 31 l'Axio. Dovrebbe evolversi, non saprei. Non lo so. Porygon. Thunderbolt. Allora, io dovrei un attimo leggere la locandina della palestra, perché se non ricordo male, questa palestra è specializzata con i Pokémon di tipo acqua. Non lo so. Adesso guardo. Comunque, via Porygon. Ok, si evolve l'Axio in Luxury. Finalmente. Abbiamo anche un'altra terza evoluzione, quindi boom. Eccolo qui. Con il verso di un Explode. Tutto regolare. Benissimo. Allora un attimo, devo verificare questa cosa. The Sexy Water Type Specialist. Ok. Quindi ha dei Pokémon. Dei Pokémon d'acqua sexy. Sì. Ok, Luxury Monferno. Non mi convincevi tu, eh? No, però Monferno, con Monferno siamo in svantaggio. In questo caso ha il condividi esperienza Swallow. Ah, poi ho ottenuto anche Aaron in squadra, così tanto perché voglio allenarlo. Quindi, oh, ci sono delle... Allora, intanto preleviamo questo condividi esperienza e lo diamo... ecco qui. Give. Lo diamo a Monferno. Direte, perché non lo dai a Aaron, così magari si evolve l'Iron? Perché voglio un Infernape. Ok? Ok. Oh, prima allenatrice. Anzi, seconda. Una nuotatrice. Lo metto in capo a Flozzatula. Thunderbolt. Guardate quanto è figo Luxury. Oh, un altro Flotsel. Ehi là, comete. Quanto sono trasgressivi in questa palestra. Allora, un attimo, voglio andarmi a curare il mio sexy... Il mio sexy Luxury. Tanto ci stiamo un secondo. Dun 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 dun. Infermiera Joy Flash. Pam pam. Ok. Un marinaio che mette Squillfish. Qui penso si pronunci così. Perché sbaglio le pronunce di tutti i nomi dei Pokémon? Vabbè, inoltre da tutti. C'è chi non sbaglia le pronunce. Vabbè, Thunderbolt su Wartortle. Ci sono delle grandi rivelazioni in questa palestra, eh. Livello 34 Monferno, comunque. Grandioso, non c'è un cazzo da quella parte. Sidra. Perché ho usato Bite. Ok. Ehi là. Via sexy Sidra. Non c'è niente.
Very good. Allora, da questa parte, allora. Beh, se non altro abbiamo sconfitto degli allenatori per allenare un pochino la squadra. Non fa male. Allora, scintilla. Via Poliwag. Poliswag. Ok. Poliwhirl. Evoluzione successiva. Sempre Spark. Ehi, là, vacci piano, bello. Good. Dratini. Dratini, Dratini. Dratini. Sì. Mettiamo un suello. Sembra un Dratini shiny, più che altro viola. Cosa strana. Va bene. Possiamo andare? Perché non posso andare avanti? Per quale losco motivo? No, volete vedere che da questa parte c'è... Oh... Ecco, si spiega il perché. Praticamente abbiamo attivato l'acqua. Ah, quindi da quella parte dovevamo passarci ugualmente, quindi non... Fantastico, siamo già qui, pensavo ci fossero altri allenatori. Vabbè, ce ne sono stati anche abbastanza già. Vediamo un po', facciamo un attimo un salto nel box delle cure. Super potion. No, ma non mi serve. Una pozione sì, volentieri. Ok. A noi due, Flo. Good, you made it. I trout you chicken out for sure. Vabbè, basta, lotta con me. Oh, mamma mia. Sexy Flo. Il tizio lì davanti che ci ha sfidato per prima ha una mamma MILF. Ok. Wartortle. Thunderbolt. Dai, si inizia a bomba. Quindi, fuori, messo KO il primo sexy Wartortle, dato che i tuoi Pokémon sono tutti sexy, quindi... si continua. Sidra. Anzi, sexy Sidra. Thunderbolt. Aha, però c'è veleno. This is a problem. Oddio! Milotic, ma come... What the fuck? Cioè ti sbuca con... Oh, ehi là, vacci piano. Mi fai male. Best situation. Boom. Luxury, super pozione. Super potion. Ehi là, non è una bella situazione. Thunderbolt, aia. Surf. Possiamo mettere suello. Wing attack. Sì. No, gelo raggio, no. Uffa. Mettiamo Swampert. Ce la possiamo fare? Mud Slap. Wow, super potion. Perché ho cliccato sul run? Allora, io... Non so... Oh, tre revitalizzanti. Oh, che bella notizia. Bene. Surf non gli fa un cazzo. Super pozione su Luxury. Praticamente riprendiamo del tutto i punti vita. A questo punto riattacca come un disperato con Surf. Però qualcosuccia ce la toglie, perché Swampert è anche un tipo terra, d'altronde. Mudsport. Perché ho... perché ho fatto fangata. Vabbè, dai. Chissene. Vai, Luxury. Thunderbolt. Aia. Ma perché questa violenza? Non saprei, non saprei. Oh, fallisce. Botta di culo. Questa è una botta di culo. Botta di culo. Oh, Kingdra. L'ultimo Pokémon. Aia. Ok. Ciao Kingdra. Mi stai simpatico. Thunderbolt. Oh no. Oh, un colpo al cuore. Oh, perché? Aaron. Ciao Kingdra. Sono ancora un piccolino. Oh. Luxury. Proviamo ancora, dai. Waterfall. Dai, in un attimo.
Monferno. Io non ho più super pozioni. Azzardata come mossa, eh? Waterfall. Bene. Vabbè, se la perdiamo chi se ne dai. In un attimo la... la recuperiamo. Oh! Sei anche un tipo drago, quindi. Che bella situazione. Una di quelle molto simpatiche. Non ho un cazzo. Destinato a morire, ok. Va bene. Dai, ritorno subito. Ok, a noi due, bella. Aspettate un attimo, no, che a noi due. Un market. Vieni qua. Io che cerco disperatamente un market e ho praticamente un edificio a 5 piani. Epic win per me. Allora, Hyper Potion. Ne compro 3. E Revive 2. Possiamo andare. Molto carichi, dai. Si ritorna in palestra così. Poi non capisco perché tutte le palestre hanno un livello abbastanza difficile. Con tutti i Pokémon allenati, eh. Cioè, perché non potete dire un cazzo, eh. Ho un team allenato. Thunderbolt. Via Wartortle. Monferno al 35. Oh. Dai, l'ultimo livello per Infernape. Perché? Mi avvelena. Wallow. Dai. Milotic. Wing Attack. Vabbè. Sapevo che questa mossa non era un'ottima mossa. Surf. Thunderbolt. Per un brutto colpo del cazzo. Perché non lo fai? Perché? Thunderbolt. Proviamo, dai. Sì, cazzo. Ok. Non era un brutto colpo, però l'ho fatto fuori. Si continua. Ciao, Kingdra. Addio, Lazzari. Oh. Sad face. Allora, revive su Luxury. Adesso una su un'iper pozione. Sì? No, perché? Aspetta un attimo. Vai così. Ok. Si è confuso? Grande. Mud Slap, dai. Praticamente quello lì è oltraggio. Non me ne ero nemmeno accorto. Vabbè, usiamo Mud Slap così facciamo... gli facciamo perdere qualche attacco. Magari lo facciamo fallire perché gli cala la precisione. Penso, non lo so. Dai. Thunderbolt. Merda. Ancora questo oltraggio. Per pochissimo. Per pochissimo. Io muoio. Ricoveratemi, vi prego. No. No, fallisce. Colpisciti da solo una volta tanto. Gay. Dai, dai, è mio. L'ho sconfitto. Spark, dai. Sì. Sì. Boom. Via Kingdra. Ce l'ho fatta. Ok. Addio, Sexy Flow. Otteniamo la medaglia di Sea Spray Town. Con... dovrei avere l'MT. Vediamo un attimo. MT03. Non so cosa sia. Water Pulse.
Vediamo un attimo. Water Pulse. Potenza di 60. Non so che cazzo è. Ultra. Ah, è Hydro Pulsar. Beh, dai, è buona. Aspettate un attimo. Io con Hydro Pulsar, volendo, la potrei far apprendere a Able. Oddio, Aaron può apprendere Hydro Pulsar. Va bene. Togliamo, cioè facciamo almeno un pochino di... Togliamo azione, non ne posso più di usare pistola acqua ancora con Swampert. È una vergogna, dai. Vabbè, peccato che comunque su Pokémon Smeraldo c'è ancora la... diciamo, tra virgolette, la legge di poter usare un MT per un Pokémon da solo. Cioè, quando praticamente nelle nuove generazioni si può usare... quante volte lo si vuole un MT oppure niente. Niente ragazzi, dovremmo praticamente ritornare dopo aver battuto la capopalestra Flo a Geminit Village. Come vedete, le due guardie si sono tolte dalle palle, non ci sono più nel ponte. Quindi rieccoci qua. Abbiamo completato queste due cosette. Perché sto ricurando il mio team? Sono stupido. Va bene ragazzi, di qua ci dovrebbe essere il percorso, o non so, no, Geminit River o qualcosa di simile. Noi ovviamente da questa parte ci passeremo nel prossimo episodio per vedere un pochino cosa c'è oltre Geminit Village. Anzi, andiamo a verificare subito ragazzi. Guardate, c'è la mappa direttamente nel centro Pokémon. Non capisco perché non mi hanno affidato una mappa all'inizio. Va bene, ci troviamo a Geminit Village, come vedete. Un po' più sotto c'è Storm City. Non so. E poi non c'è, diciamo, un punto specifico su dove si può proseguire. Quindi c'è il mare che mi potrebbe portare... a Darkwood Town? Non lo so. Oppure a... No, qui c'è la Lega. Toonod League. Io non lo so. Va bene, ragazzi. Vediamo un pochino come si sviluppa la storia. Anche perché ho un hack. Io non so che cazzo succederà più avanti. Quindi, boh. DepokeDark97 vi saluta. E ci si becca nella prossima parte di Pokémon Glazed. Come al solito, se vi è piaciuto il video, lasciatemi un mi piace e un commento giù per farmi sapere la vostra. Ciao a tutti!